Taranto via Liguria, l'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, l'assessorato ai lavori pubblici ha voluto inventarsene un'altra e spostare la pista ciclabile da un lato all'altro della carreggiata. Al di là di questo, perché poi il problema delle doppie file si creerà comunque, il problema delle doppie file si combatte in vario modo, con le videocamere, con i vigili appostati, non andando a sperperare denaro pubblico. Prima era stata fatta la pista ciclabile su questo lato destro, ora la pista ciclabile verrà spostata e scialacquiamo denaro pubblico da un lato all'altro. Bene, ma al di là di questo, il problema grave è aver scelto un periodo proprio a ridosso del Natale per fare questi lavori. Già l'economia tarantina soffre terribilmente. Vedete cosa sta succedendo a Taranto, quante attività commerciali in difficoltà, quanti licenziamenti, quante saracinesche tristemente chiuse. Allora bisogna proprio cercare di... Le aziende, le attività, i negozi cercano di sfruttare i periodi a ridosso delle feste per fare un po' di soldi, per fare un po' di cassa, ma se voi mi andate a bloccare via Liguria proprio nel periodo precedente il Natale e comunque in un periodo in cui si potrebbe avere un po' di ossigeno dal punto di vista economico, voi, cari signori dell'amministrazione comunale, lavori pubblici, sviluppo economico, sindaco, non avete idea del danno che state producendo. Già, ripeto, parliamo di attività commerciali in ginocchio, ma voi le mettete ancora di più in ginocchio, le fate sprofondare. Scusate, ma questi lavori non si potevano fare dopo l'Epifania, non si potevano fare ad ottobre, no! Proprio nel periodo vicino al Natale li dovete fare. E così in tutta la... Vedete, nel borgo abbiamo le luminarie, come è giusto che sia, nel borgo. Neanche nel borgo. In via d'Aquino, in via di Palma, perché poi altre strade, via Principe Amedeo, via Oberdan, sono le sorellastre, le figliastre, quelle abbandonate e dimenticate. Ma fate un danno a via Liguria. Fate un danno a via Liguria. Non solo, ripeto, il danno per gli abitanti che si trovano nel casino dei lavori, e ci può stare anche, ma le attività commerciali, questa è un'amministrazione che proprio non ha logica, non ha logica, non ha programmazione, non ha programmazione, non sa quello che fa. Guardate un po', voglio farvi vedere una cosa, perché qua non si sono messi d'accordo neanche con le date, non si sono messi d'accordo neanche con le date. Perché qua leggo, vedete, a far data dal giorno 20/11/2023 al giorno 23/12/2023, cioè praticamente stando a quello che c'è scritto qui si arriva alla vigilia di Natale. Poi ce n'è un altro e si dice che dal 28/11 arriviamo al 2/12, questa località sarà interessata da occupazione di suolo pubblico. Un casino, non sapete manco quello che scrivete. Ah, leggete, dal 20 fino al, leggo io, 23/12. Cioè non avete più idea di quello che fate. Poi diventa dal 28/11 al 2/12. Ma al di là delle date, ci può essere anche un errore. Altra cosa grave, vedete, qui c'è il cartello che parla dei lavori che si stanno eseguendo, lavori finalizzati alla realizzazione di percorso ciclo pedonale in Viale Ligure e Via Salento. C'è un inizio, consegna lavori 16 novembre 2023, manca, cosa grave, ultimazione lavori. Grave, grave, perché tanto poi si vedrà quando si farà. Dilettanti! Dilettanti allo sbaraglio, si mette la data di chiusura ai lavori, non è che sta così la scritta per optional, dilettanti. Ma voi state mettendo in ginocchio il commercio, ma che modo di amministrare, l'aveste fatto a gennaio, nei mesi morti, ma non proprio ora. E qui avrei voluto una levata di scudi, una sollevazione tra virgolette da parte anche di Confcommercio.
Spadafino, io ti voglio bene, ti stimo, vicepresidente di Confcommercio, ma io avrei preteso da parte tua veramente che tu come Confcommercio dovessi fare il casino, tu che frequenti, che sei un'anima forte, vivace di Via Liguria. E perdonami, dovevate ribellarvi. Io non lo so perché subite tutte queste angherie, tra virgolette, dell'amministrazione Melucci. Poveri commercianti, guardate, il deserto, vedete quest'ora? Vedete, il deserto, le macchine non passano, la gente non si ferma e i commercianti muoiono. Ringraziate Melucci, vi è piaciuto votarlo e ora tenetevelo.